Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica borsa che ho chiamato borsa paglia. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato della DMC linea Hooked, spero di pronunciarlo bene. Il colore che ho scelto io è questo verde erba o verde paglia, preferisco una verde paglia e lo trovo fantastico. Ogni rocca è formata dall'80% di cotone riciclato, 20% altre fibre, diciamo che comunque una sorta di fettuccia che io ho lavorato con l'uncinetto numero 6. Oltre a questo colore sono presenti tantissimi altri colori, tra cui questo bianco, questo grigio, ma veramente ce ne sono molti altri che trovate tutti sul mio sito. Inoltre, per poter agganciare usare questa borsa, io ho utilizzato questo manico che vedete disponibile anche sul sito. Vi lascio sempre il link. Per quanto riguarda la borsa, vi dico solamente che è semplicissima da realizzare perché infatti è fatta con un unico rettangolo di maglie alte. L'unica particolarità è sul modo in cui viene piegata per dare appunto alla borsa questa forma. Io l'adoro perché è davvero semplicissima. Comunque, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra borsa, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Hooked Quad Ribbon XL, spero di averlo pronunciato bene. Il colore che ho scelto io è questo giallo particolare, lo definirei quasi in realtà un verde paglia, comunque il colore 801/SP5, molto complicato, va bene. Comunque, come potete vedere, qui abbiamo altri colori: questo è un blu, il bianco, questo è una tonalità di grigio, diciamo quasi un verde, e questo invece è proprio un colore giallo oro o paglia. Comunque, per realizzare la nostra borsa, noi faremo un lungo rettangolo. Il rettangolo sarà alto circa 20 cm e sarà lungo circa 60 cm. Ora, se poi sarà un po' più alto o un po' più lungo, non è assolutamente un problema. Io vi dico che lavorando con l'uncinetto numero 6, adesso vi farò vedere un campione, ma nel rettangolo vero e proprio io sono andata a montare 17 catenelle, qui invece ne ho montate nemmeno perché mi sta avanzando poco filato, quindi vi faccio vedere un piccolo campione, ma tanto è un giro che va sempre ripetuto. Quindi, dicevo, lavorando con il numero 6, montando 17 catenelle, io ho una altezza di circa 20 centimetri e mezzo, diciamo quasi 21, perché sicuramente la borsa poi, una volta cucita, cederà un tantino. Se rispetto a me voi la borsa l'avete già vista in precedente, la volete più grande, invece 17 centimetri, di 17 catenelle andate a montarne almeno 20, in modo tale da averla più grande. In quel caso però mi raccomando, fatela poi anche un po' più lunga rispetto a me, quindi se io mi fermerò a 60 centimetri voi arrivate almeno a 65 centimetri. Quindi, come vi dicevo, un lungo rettangolo di cui noi faremo sempre solo giri di maglie alte. Quindi io ho fatto una piccola base, quindi vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, salto la prima delle maglie delle catenelle di base, entro la seconda e vado a fare un'altra maglia alta e vado a fare quindi una maglia alta in ogni catenella. Quindi davvero faremo questa borsa semplicissima. Sapete che a me non piacciono le cose complicate, mi piacciono le cose che si fanno velocemente, quindi rapide e indolori. La cosa particolare di questa borsa, come poi avete potuto vederla all'inizio del video quando ve l'ho mostrata, è il modo in cui è stato piegato il rettangolo per andare appunto a fare le cuciture e avere quella forma. Quindi vado a fare tutte maglie alte in questa maniera. Mi raccomando, se non vi trovate a lavorare con l'uncinetto del numero 6, io sto solo avendo difficoltà nelle catenelle perché qui non ho fatto la catenella con il 6 e mezzo, ma ho fatto direttamente la catenella col 6. Dicevo, se avete difficoltà con l'uncinetto del numero 6, lavorate con il 6 e mezzo, non andate a lavorare con il numero 7 perché altrimenti poi la borsa vi cede troppo e per metterci le cose all'interno dovreste poi rivestirla. Ok, quindi fatte le nostre maglie alte, giriamo la lavorazione e di nuovo 3 catenelle, questa volta che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta, in questa maniera. Quindi veramente semplicissimo. E continueremo a lavorare in questa maniera per tutta la nostra lunghezza. Io vi ho detto, devo arrivare a 60 centimetri circa,
magari verrà un po' più un 61, perché comunque con l'uncinetto e questi tipi di lavori non possiamo essere precisi, però diciamo che comunque devo stare intorno ai 60, massimo 62 centimetri. E vedete, si lavora veramente in maniera semplice e veloce. Ricordatevi solo che io ho messo 17 catenelle per avere circa 20 centimetri di larghezza. Questo è solo un piccolo campione. Ora procederò a lavorare, vi farò vedere una volta terminato il rettangolo come va per essere, come si fa per cucirlo, quindi come va piegato per cucirlo, e poi continueremo. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, ho fatto sempre maglie alte e ho fatto un totale di 62 centimetri. Adesso vi faccio vedere come andare a piegare il nostro rettangolo per avere appunto la borsa. Allora, da questo lato, quindi lato sinistro, prendiamo l'angolo in alto e facciamolo scendere giù. Da quest'altro lato, invece, prendiamo l'angolo di qua. Io non ho tagliato il filo perché poi lo taglierò, e vado a farlo toccare con il lato in alto, quindi ho questa lavorazione. A questo punto prendo questo lato, lo alzo fino a far combaciare questo con questo. Giro e come vedete la nostra borsa è fatta. Dobbiamo cucire adesso da quest'angolo a quest'angolo. E naturalmente dietro da quest'angolo a quest'angolo, quindi vi faccio rivedere come sono andata a fare. Questo è il mio rettangolo, ho preso l'angolo in alto qui e l'ho piegato giù, l'angolo in alto di qua e l'ho piegato, quindi ottenendo questo risultato. E adesso mi vado ad alzare questo lato, sempre dalla parte sinistra, fino a farlo combaciare da questa parte, così. Quindi mi giro e ho la mia borsa, quindi vado a cucire da qua a qua e da qui a qui. Allora, io ho terminato di cucire le due parti, quindi sia avanti che dietro, quindi così è come si presenta la borsa, e ho deciso invece come manico, invece di fare sempre il col filato, di aggiungerci questa un po' per Allora, ho terminato di cucire la mia borsa, quindi l'ho cucita da questo lato e da quest'altro lato, e alla fine, come manico, invece di andarlo a farne uno sempre col stesso filato, ho deciso di metterci questo, che è presente anche questo sul sito, e potete anche farlo più corto o più lungo. Infatti io l'ho stretto un po' perché altrimenti era troppo lunga. Quindi anche questa borsa è terminata.